Ed eccola finalmente qua, la nuova Fiat 600. Dopo mesi di anticipazione è arrivato il momento di vederla dal vivo, anche toccarla, darle un'occhiata dentro, per questo che è uno dei modelli più importanti della casa torinese degli ultimi anni. Si tratta di un B-SUV, quindi un SUV che va a inserirsi nella stessa e nello stesso segmento della 500X, ma viene presentato in versione completamente elettrica. Infatti il nome preciso è 600E, ma è già stato annunciato che verso la metà del 2024 la gamma verrà completata da una variante ibrida. Allora, voi iscrivetevi al nostro canale YouTube e poi vediamo tutte le novità. E non posso che cominciare dallo sguardo di questa 600, che, come dicevo, in realtà un po' già conosciamo, perché l'abbiamo imparata a conoscere in questi mesi di teasing. Ma adesso finalmente scopriamo anche tutti i dettagli per quanto riguarda le dimensioni, perché è lunga 4 metri e 17, dunque di circa 10 cm più corta della 500X. Vi faccio vedere qualche dettaglio, a cominciare appunto dallo sguardo a LED, che riprende in buona parte quanto visto sulla 500 elettrica, ma chiaramente le proporzioni sono diverse per quanto simili. Questa parte sotto è molto frastagliata, qui vedete c'è anche l'integrazione per quanto riguarda il radar, perché quest'auto, come vedremo più avanti, è dotata di livello di guida assistita 2, e quindi quello attualmente più evoluto, e vi dicevo è basata su una piattaforma elettrica, non nativa elettrica, è la CMP, che già è da ossatura alla Jeep Avenger, tanto per citarne una, ma anche altre auto del gruppo Stellantis, come per esempio la Peugeot E2008 o la Mokka. E per quanto riguarda i dettagli estetici, posso tornare qui sul cerchio per farvi vedere dimensioni da 16 pollici in questo caso, ma i più grandi arrivano fino a 18 pollici. Delle protezioni in plastica tutto attorno alla carrozzeria per andare a rinforzare la carrozzeria, appunto, di un'auto che verrà usata in buona parte in città. E qui c'è un altro dettaglio molto particolare della 600, e cioè un tricolore che taglia la scritta 600, appunto, e che va a impreziosire una zona che magari su tante altre auto, ecco, viene un pochino trascurata. Va detto che sul design tanto si è giocato su quest'auto. Guardate questo dettaglio tridimensionale della calotta del proiettore, e qui anche una rifinitura metallica. Visto che ci sono, però, vi faccio vedere il bagagliaio. 360 litri di capacità dichiarata, con possibilità di abbattere il divano in configurazione 60-40. C'è anche un piccolissimo doppio fondo, e poi dettagli come un gancio superiore, l'illuminazione e in generale materiali che ti aspetti da un'auto di questa fascia. Più tardi vi faccio vedere come è fatta dentro. Voglio però farvi notare che questa è la versione red, lo si può notare da questo dettaglio. È uno dei due allestimenti che sono stati presentati, questo è quello intermedio, diciamo così, mentre l'altro si chiama la prima ed è quello più accessoriato. Questa è, perlomeno al momento, la gamma della 600. Non sono previste ulteriori versioni, per andare un po' a semplificare anche la scelta per quanto riguarda il cliente, che così si trova delle configurazioni già pronte. Vi faccio vedere come è fatta dentro, e comincio facendovi vedere i posti dietro. In questo caso non c'è tanto spazio per le ginocchia di chi siede qui, ma il sedile è molto arretrato. Al centro non vedo bocchette dell'aria o presi di ricarica, così come non vedo neanche delle maniglie superiori utili per i passeggeri, soltanto quello anteriore può beneficiarne. Ma passiamo
alla plancia, che è molto simile in realtà a quanto abbiamo visto sulla Jeep Avenger, con una pulsantiera come selettore del cambio, quindi a impulso shift by wire, a impulso elettronico, ecco, è questa qua sotto, e questo vuol dire che si risparmia anche tanto spazio qua al centro, dove si possono mettere tanti oggetti, è parecchio profondo, ci sono anche 3 prese di ricarica. Anche qua sotto poi c'è altro spazio, così come sotto il bracciolo. Niente male davvero. Qui la plastica è più rigida, e vi faccio notare anche 2 dettagli che tradiscono la parentela con altri modelli del gruppo Stellantis, perché per esempio si ritrovano su Citroen questi identici pulsanti. Schermo da 10,25 pollici per quanto riguarda l'infotainment, 7 pollici invece il cluster davanti al guidatore. Mi piace molto il volante, che come vedete riporta la scritta 600, perché così come è già avvenuto su 500, in questo modo si va a dare un'identità forte, e quindi il nome dell'auto diventa a sua volta un proprio brand. Questa pulsantiera invece è quella dedicata ai comandi della climatizzazione, e questa è un'ottima cosa, perché così si evita di distrarsi. Si possono avere fino a 8 colori per quanto riguarda l'illuminazione ambientale, e poi la personalizzazione del colore, vedete, di questo rosso, che va a riprendere poi la carrozzeria. I pannelli porta sono in questo caso rigidi, mentre sono un pochino più morbidi soltanto qua all'altezza del gomito. Portaoggetti non tanto capienti lì nel vano laterale, ma adesso parliamo di numeri. E invece no, cambio di programma, perché prima di parlare del listino vi voglio far vedere un po' il sistema di infotainment, che è molto reattivo. Ho provato a usarlo adesso per una primissima prova, ed effettivamente funziona in maniera molto molto rapida. Vi dicevo, lo schermo in questo caso è di 10,25 pollici e ha la possibilità di ospitare sia Apple CarPlay che Android Auto wireless, e poi anche di rimanere aggiornato. E non può mancare poi un menu, in questo caso dedicato alla gestione dell'energia, e quindi i flussi energetici, e poi tutte le varie impostazioni che si possono andare a richiamare anche per quanto riguarda la climatizzazione, oppure altre funzionalità. Con questo tasto invece si va a richiamare il menu per l'assistenza alla guida. Che versione Red sarebbe se non ve la facessi vedere anche Red? In questo caso la 600e ha un prezzo che parte da 36.000 euro, ma che arriva poi a circa 30 con gli incentivi, mentre la prima, e nel frattempo ne approfitto per farvi vedere altre colorazioni, ha un prezzo di circa 41.000 euro. Ovviamente al momento non sappiamo poi quanto possa costare la versione ibrida, di cui non si sa ancora praticamente niente. Potrebbe magari essere equipaggiata con lo stesso 1200 mid hybrid, diciamo così, che abbiamo visto recentemente sulla 3008. Ma a proposito di motori, per parlarvi della dinamica ve la faccio vedere in movimento. Il powertrain della Fiat 600e è lo stesso che si trova su altri modelli Stellantis, con cui condivide anche la piattaforma, un'evoluzione della CMP che troviamo sotto la Peugeot 2008 per esempio, o la stessa Jeep Avenger, dunque non nativa per auto elettriche. Il motore da potenza alle ruote anteriori eroga 115 kW, cioè 156 cavalli, e viene alimentato da un pacco batteria agli ioni di litio da 54 kWh per una percorrenza dichiarata di 400 km nel ciclo WLTP. Non sappiamo la velocità di punta, ma per lo 0-100 servono 9 secondi netti. Quando si tratta di ricaricarla, accetta fino a 100 kW in corrente continua per raggiungere l'80% di carica della batteria in meno di mezz'ora. In corrente alternata invece supporta fino a 11 kW per una carica completa in meno di 6 ore. La piattaforma consente l'adozione di sistemi di assistenza alla guida di livello 2, e dunque il cruise control adattivo, il mantenitore attivo di corsia, la regolazione della velocità a seconda del riconoscimento dei segnali stradali, l'avviso per l'angolo cieco e la frenata automatica d'emergenza.
Gli ordini per i due allestimenti, la prima, quello più ricco e red, si aprono il 5 luglio, mentre le consegne sono previste per settembre 2023. Su motorone.com trovate tutte le altre informazioni.